abbassare la guardia e anzi questo è il momento più importante che stiamo vivendo, perché c'è una ripresa di tutte le attività commerciali, c'è una ripresa nello spostamento fra le regioni, ci sono tutte le riprese della nostra vita normale. E anche il lockdown che aveva colpito per alcuni aspetti in qualche modo gli uomini di Cosa Nostra, oggi ci impone, adesso che tutto è stato ripreso, una maggiore attenzione investigativa su tutti quei fenomeni che chiaramente loro cercheranno di nuovo di porre in essere. Sì, è sicuramente un elemento di spicco di Cosa Nostra ed in questo periodo in cui l'abbiamo monitorato intensiva rapporti con soggetti di primo piano nel panorama criminale di Cosa Nostra, con diversi incontri in un periodo storico molto importante con Settimo Mineo. Beh, l'appello agli operatori economici è quello che si fa solitamente, di fidarsi delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria, di avvicinare le forze dell'ordine quando hanno qualche problema da denunziare. Ma perché quello che abbiamo notato in questa attività è che c'è stata pochissima collaborazione. Ma oggi i tempi sono cambiati per tutti, c'è una crisi economica molto forte. Oggi Cosa Nostra si può approcciare in maniera anche diversa, Cosa Nostra come tutte le organizzazioni criminali, e potrebbero farsi forte del bisogno che in questo momento alcuni piccoli commercianti, alcune piccole imprese potrebbero avere. È un monito a immediatamente avvicinarsi alle forze dell'ordine e noi da questo punto di vista abbiamo fatto anche diversi incontri con tutte le associazioni di categoria per rinnovare quello che è il nostro impegno e chiedendo anche chiaramente una loro collaborazione.